Massimo Di Rocco, lei è l'avvocato che per primo ha dato l'allarme perché questa voragine si è praticamente aperta sotto le ruote della sua macchina ieri sera intorno a mezzanotte. Ci può raccontare cosa è successo? Ma come al solito io esco molto tardi dall'ufficio e sono uscito a mezzanotte, ho recuperato la mia macchina e dopo aver percorso via Spaventa mi sono immesso su via aereo e improvvisamente ho avvertito che stava franando il manto stradale, l'asfalto. Ho subito deviato la traiettoria della macchina, però nonostante questo le ruote sinistre, anteriore sinistra e posteriore sinistra, sono finite dentro questa voragine e grazie al fatto che la macchina da 4x4 sono riuscito ad uscire da questa improvvisa situazione. Sono stati attimi, nel frattempo arrivavano altre vetture, una Mini purtroppo, evidentemente non avvedendosi in questa voragine, ha avuto le mie stesse conseguenze. Ho naturalmente provveduto a fermare il traffico, a chiamare il 113, poi il 113 a sua volta ha chiamato i vigili del fuoco, poi è stata delimitata la zona e poi è arrivato il sindaco. La sua auto ha riportato dei danni, immaginiamo, perché ci diceva che è stata poi caricata anche dal carro attrezzi. Questa mattina stanno verificando tutti i danni che ha subito, però diciamo che è andata bene, sicuramente poteva avere delle conseguenze maggiormente lesive, però siamo riusciti a uscirne indenni, almeno per quanto riguarda la mia persona.